Rieccoci anche per il 2016, benvenuti alla puntata numero 137 di Punti a Capo, prima di questo anno nuovo, dopo la nostra consueta pausa che ci concediamo ogni anno per riaprire poi una nuova stagione insieme a voi e soprattutto ci auguriamo insieme a tanti ospiti speciali, autorevoli e di prestigio. È il primo del 2016, è proprio uno di questi che andiamo ad accogliere come sempre con un sorriso e una stretta di mano nell'angolino riservato alla nostra trasmissione. Stiamo parlando dell'avvocato Ezechia Paolo Reale, che poi è anche il portavoce di Progetto Siracusa. Ci dirigiamo verso Paolo, grazie, Grazie benvenuto. Non è la prima volta che sei qui con noi e quando anche ti alzi davanti alle telecamere è imbarazzante vista la tua Mi altezza. siedo subito. Bentornato. Grazie. Bentornato. Ti fa piacere che sia il primo ospite del 2016? Sicuramente è un buon segno, una trasmissione importante, seguita, di successo, e quindi essere il primo ospite di un anno può essere un buon viatico. Può essere anche un trampolino di lancio per noi stessi, ti vedono in trasmissione, ah, ci è andato l'avvocato Reale, aspetta, voglio andare pure io. L'avvocato Ezechia Paolo Reale non ha bisogno di presentazioni, impegnato su due fronti da sempre, quello professionale appunto di avvocato penalista e quello di politico a tutto tondo, ma mai schierato con un partito vero e proprio, almeno nella tua storia recente, e quindi in questo caso portavoce, diciamo, leader, fondatore di Progetto Siracusa che hai fondato quando ti sei candidato a primo cittadino e che oggi è più che mai attuale. Assolutamente attuale perché è una forza che nel sociale è molto radicata e ha la possibilità di proporre un'opposizione intelligente a un'amministrazione che non sta dando risposte soddisfacenti ai cittadini di Siracusa in un momento così difficile, quindi credo che l'attualità di un movimento civico, in particolare di un movimento civico che ha riscosso successo e consenso, sia qualcosa da coltivare e da mantenere. Ecco, io l'ho fatto apposta a tirare fuori un foglietto dove ho preso alcuni appunti insieme al mio ospite, come faccio sempre, ma non posso seguirlo assolutamente Paolo, perché tra le tracce che ci sono qui, tra quello che c'ho in mente, tra l'attualità, la trasmissione dovrebbe durare 20 ore, invece durerà 20 minuti, però insomma l'attualità ci porta, visto che hai parlato di amministrazione attuale, tu quindi più che mai all'opposizione, zoccolo duro, nonostante, apriamo subito la parentesi, nonostante due desaparecidos, due tuoi colleghi avvocati che non ti seguono più al Consiglio Comunale. Colleghi avvocati e amici, perché sono Massimo Milazzo e Fabio Rodante, ai Assolutamente quali sì. continuo a legarmi un rapporto personale di amicizia, non abbiamo condiviso il metodo di fare opposizione. Loro un metodo che chiamano costruttivo, ma in realtà in qualche modo collabora con le attività dell'amministrazione ed è un modo corretto di fare opposizione. Io ritengo, e con me il direttivo di Progetto Siracusa e i militanti di Progetto Siracusa, che l'opposizione a questo tipo di amministrazione non consenta un dialogo e debba essere assolutamente quasi barricadera, forse contrario anche alla mia natura e alla mia indole, ma debba essere barricadera. E questa divisione sulle modalità di opposizione ci ha portato a prendere delle strade differenti, restando l'amicizia, restando addirittura anche loro formalmente e sostanzialmente iscritti a Progetto Siracusa, soltanto che non rappresentano più Progetto Siracusa nelle loro azioni come consiglieri comunali. Ma questo cosa significa Paolo? Che l'opposizione si è indebolita? No. L'opposizione non si è indebolita perché l'opposizione purtroppo in consiglio comunale è talmente risicata nei numeri, a prescindere da uno in più o uno in meno, che non ha valenza. Questo, se lo mettiamo insieme, è una maggioranza che acriticamente vota qualunque cosa arriva da parte del governo cittadino, ti fa capire che l'opposizione può essere coltivata adeguatamente nella città, negli ambienti culturali, negli ambienti produttivi, negli ambienti sociali, ma non all'interno delle istituzioni in questo momento. Quindi la battaglia che normalmente Progetto Siracusa fa nella vita normale della città con i suoi componenti, è secondo me il modo giusto di fare opposizione in questo momento storico a Siracusa. E chiaramente, caro Paolo, quando si parla di amministrazione comunale non si può che andare a finire sulla polemica molto forte di questo momento, cioè quella del bilancio di previsione 2015. Certo, dobbiamo dire che è un po' strano che ancora si parli di bilancio di previsione dell'anno scorso.
Guarda, questa è una pagina molto brutta della città. Bilancio di previsione 2015 approvato a gennaio 2016 già fa ridere di suo. Non sarebbe necessario tutto il resto che è successo e tutte le sbavature ulteriori. Non è necessario ricordare che i revisori dei conti, nonostante siano stati tutti eletti dalla maggioranza, hanno doverosamente e professionalmente dato un parere negativo. E ciò nonostante la maggioranza ha ritenuto ugualmente di approvare a gennaio 2016 il bilancio di previsione 2015, questo ci fa capire quanta sciatteria vi sia nell'azione amministrativa. Oggi poi viene sollevata la questione relativa alla nullità addirittura di questa delibera, perché non sarebbe stata pubblicata tempestivamente nel sito del Comune, come una legge regionale specifica del 2015 prevede. Chiaramente questo è ancora una volta un elemento che rattrista, perché sono non tanto l'amministrazione, ma a questo punto anche gli uffici comunali che non funzionano più, non funziona più niente. È una macchina amministrativa che non sta funzionando. C'è una macchina demotivata, non spinta adeguatamente, non controllata adeguatamente, perché purtroppo, ora qui do un parere da giurista, non sono un amministrativista, ma giurista lo sono, onestamente, fuori dalla polemica politica, è obbligatorio per le delibere immediatamente esecutive, come quella del bilancio è, la pubblicazione per estratto entro 3 giorni sul sito. Ho letto la nota degli uffici comunali che dice che effettivamente entro 3 giorni hanno pubblicato sul sito. Non è così, perché se si va sul sito si vede che non c'è nessun estratto, c'è solamente la data in cui è stato approvato, il numero della delibera e il titolo della delibera, mentre per estratto la legge ovviamente fa riferimento al contenuto della delibera. Pubblicare delibera di bilancio non significa pubblicare per estratto la delibera. Scusami Paolo, anche se tu nella tua dialettica sei sempre molto raffinato, questa che fai è un'accusa abbastanza forte, perché è un caso di ignoranza. Questa non si può essere ignoranti in un ufficio comunale. È una mia valutazione. Realistica, ma è così. Mi prendo le mie responsabilità e lo dico pubblicamente quello che penso in una materia tecnica e giuridica della quale ho una certa competenza. Ripeto, sono penalista, non sono amministrativista. Però se fossi nell'assessore al bilancio o nel sindaco, anziché salire subito sulle barricate gridando non è vero, considerato che la nullità del bilancio travolgerebbe il comune, chiederei un parere all'ufficio legale, quantomeno. Non dico un esperto amministrativista, ma almeno all'ufficio legale del comune, cioè cominciamo ad assumerci delle responsabilità più serie, non un comunicato stampa in cui anonimi dicono, gli uffici dicono che. Che può fare Progetto Siracusa in tal senso? Ma Progetto Siracusa chiaramente può sostenere una via che consenta la salvezza della città, perché in realtà noi non è che abbiamo interesse a buttare giù dalla torre qualcuno, far cadere un'amministrazione per nostri interessi personali. Noi abbiamo interesse a che la città funzioni, e questa città non sta funzionando. Questo è solamente uno degli episodi. Non c'è bisogno di andare troppo in là nel tempo, ricordarci il copia e incolla del bilancio precedente. Cioè, ci sono tanti e tanti di quegli episodi, le bacchettate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla non funzionalità trasparente del sito. Tante e tali, non entro minimamente in questioni giudiziarie, come mio costume non mi ci addentro mai, ma leggendo i giornali vedo che ce ne sono un certo numero, anche preoccupante. Noi cosa possiamo fare? Possiamo invitare ancora una volta a una riflessione pacata. È inutile correre su argomenti così importanti, è inutile fare barricate e poi distruggere le città. Riflettete su quelle che possono essere le conseguenze di un bilancio nullo per omessa pubblicazione. I tempi ancora ci sono, eventualmente, per riapprovarlo. Beh, mi piace molto il dibattito che si sta incanalando, però tu mi dai un assist per una polemica che poi in realtà, più che una polemica, è un'altra vicenda abbastanza spinosa, quella dell'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Hai parlato di riunire la città, eccetera, eccetera, e mi ricollego al bilancio. La parte di opposizione, diciamo così, che poi fa parte del Partito Democratico ma continua ad opporsi al sindaco Garozzo, questa è un'altra cosa che vorremmo capire col tempo, l'opposizione forte a questo punto a livello nazionale, cioè facciamo il nome, il deputato nazionale del Partito Democratico Pippo Zappulla
appunto ritiene che sia illegale l'illecito, insomma, il bilancio, eccetera, eccetera, quindi dovrebbe essere nulla. Ma tu l'hai chiamato in causa per un'altra vicenda, per quella dell'Inda. C'è un tuo comunicato veramente spassoso di questi giorni, acqua davanti e vento dietro, che è un detto siracusano molto efficace più che mai. E in questo tuo forte comunicato, che è, diciamo, abbastanza polemico nei confronti del sovrintendente Lanza Tommasi, che ci ha lasciato, e tu, insomma, acqua davanti e vento dietro, verso, cioè, che te ne sia andato, non, forse meglio così, chiami in causa il Pippo Zappulla, affinché possa riunire la città sul problema dell'Inda. Guarda, questo è un problema centrale, è centrale per tanti motivi, centrale perché l'Inda è fondamentale per la vita della nostra città, è fondamentale per la nostra economia, è fondamentale per l'immagine della città nel mondo, quindi trascurare l'Inda o prendere decisioni per interessi di bottega transitori e personali sull'Inda è uno dei più gravi errori, dei più gravi attentati proprio alla vita della città che si possa fare. Quindi non ci sono equivoci, non devono esserci equivoci nell'atteggiamento, non è possibile essere cauti su situazioni che possono comportare proprio la perdita di vita della città, perché se, immaginiamo se non si fanno più le rappresentazioni classiche a Siracusa, cosa succede alla nostra economia e della nostra immagine? Cioè, possiamo veramente fare un referendum per unirci a qualche altra città e sparire dalla Soprattutto circolazione. che sono diventati annuali, insomma, quindi E ancora allora meglio. bisogna prendere atto di situazioni che sono molto gravi e alle quali la città non è stata chiamata in nessun modo, non è stata informata per poter intervenire, per poter dire la propria, per evitare che sempre nelle solite stanze piccole si prendano decisioni poi fondamentali. Ora, Lanza Tomasi, personalmente, come persona, chiaramente non ho nulla da dire, anzi, non posso che come italiano ringraziarlo per la sua cultura, per la sua attività nel suo campo, che non è quello del teatro antico, e si è visto tutto. Non ha lasciato un gran Non ha ricordo. lasciato nessuna traccia, perché sul teatro antico probabilmente non ha nulla da dire. Devo dire anche, a prescindere dalla questione di legittimità, se poteva farlo o non poteva farlo perché è pensionato, non è questo il problema. Il problema è che probabilmente alla carica di sovrintendente ci vuole una attività, un entusiasmo Anche che esperienza. forse. Ecco, ci vuole esperienza da un canto, ma ci vuole anche attività, entusiasmo e prospettiva che cominciano a essere più carenti a una determinata età. Quindi una scelta ragionata che ci riporti ai tempi in cui l'Inda era rappresentata e capitanata da eminenti soggetti del mondo culturale, del teatro antico, della grecità. E ci sono in Italia, sono affezionati a Siracusa. Non ci dovrebbe Hai essere il qualche nome? problema. No, nomi non ne faccio perché non è il mio mondo. Se fosse un mondo di giuristi lo farei, ma sicuramente leggendo i giornali e vedendo in 30 anni chi è venuto qua, quali persone sono venute, cosa hanno detto su Siracusa e sul teatro, mi rendo conto che sono grandi personalità che hanno grande piacere di poter contribuire. Oggi questo dibattito è tenuto chiuso, addirittura il segretario del PD dice faremo una riunione del PD, ma non è un problema del No, PD, è un è un problema di problema della città, Siracusa. è un problema E della allora città. Siracusa deve sapere che sta succedendo nel Consiglio di amministrazione, perché stanno litigando, chi sta litigando e su che cosa. E bisogna anche immediatamente chiedere che il Ministero nomini qualcuno, anche provvisoriamente, perché se ora parte il problema delle nomine, le terne, eccetera, fra 3 mesi si devono fare le rappresentazioni. Ma sì, ormai siamo in dirittura In d'arrivo. pompa magna sono state presentate a Roma 3 tragedie. Riusciremo ad allestire tre tragedie in 2 mesi? Avvocato Reale, siamo ai contatti, ma prima devo chiederti una cosa, insomma, che un po' racchiude il senso della nostra trasmissione. Mi fa veramente piacere il fatto che tu faccia così politica appartenendo a una lista civica. Quindi cosa significa ciò? Che è importante impegnarsi in politica anche come lista civica, oppure è necessario fare solo associazionismo volontariato? Guarda, è una domanda centrale. Molti si stanno allontanando dalla politica e ritenendo di fare il proprio dovere civico nel volontariato, nell'associazionismo, che è un momento fondamentale in questo nostro momento storico, quello del volontariato e dell'associazionismo,
lo partecipo pure io sotto certi aspetti con l'attività internazionale dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, con la Fondazione Siracusa e Giustizia, quindi quello che è possibile fare, ognuno di noi che lo faccia nel suo campo, nel suo settore di capacità e di competenza, è assolutamente indispensabile. Ma se questa nostra volontà e voglia di fare bene per gli altri non la trasferiamo nell'amministrazione della cosa pubblica, abbandonandola, ritenendo che si tratti di cosa che, per la quale non vale la pena perdere tempo, noi perdiamo la possibilità di far risollevare l'Italia. Cioè la lista civica, il movimento civico, significa che oggi i partiti, con le loro strutture elefantiache, le loro necessità di mediare ogni soluzione fra mille anime, i loro litigi costanti, non stanno riuscendo a dare poi quelle risposte concrete che persone normali che hanno una loro vita e che sono abituate a prendere le decisioni probabilmente potrebbero fare. Bisogna quindi tornare massicciamente invece alla politica, anzi mi stupisce che chi fa associazionismo e volontariato si allontani, perché sono due facce della stessa medaglia. È un impegno. Assolutamente d'accordo. Certo, se tu vedi la politica come ruberia e stipendio è un altro discorso, ma se tu vedi la politica per quello che vuole essere, è l'altra faccia della medaglia dell'impegno del volontariato, perché tu fai qualcosa in base alla tua competenza e alla tua indipendenza per la collettività, per gli altri. Beh, poi come tutti i rami c'è chi si impegna non per il gettone di presenza ma per una volontà, una passione propria, perché alla fine la politica è passione a 360 gradi, non dovrebbe essere solo un mestiere. Siamo in conclusione, Paolo, un po' di peperoncino lo mettiamo all'ultimo, ma prima come di consueto linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovrimpressione con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo email personale ai quali potete rivolgervi in qualsiasi momento per commentare, provocare, interrogare, informarvi, criticare, purché sia costruttiva la critica, come sempre. Questa trasmissione è il nostro ospite, e dal quale torniamo per concludere in bellezza. Un po' di, non voglio essere polemico, tu sei un caro amico, una persona che stimo tanto, ma me lo devi proprio dire, cosa ti rode di più? Essere il secondo cittadino di questa città, oppure aver fatto l'assessore regionale all'agricoltura per pochi mesi? Guarda, la prima non mi rode, nel senso che io avrei senz'altro preferito vincere e fare il sindaco, perché avevo un'idea di città diversa, e questi anni di amministrazione mi hanno convinto sempre di più che una svolta, che era quella che volevamo dare, una svolta civica, una svolta verso i cittadini, sarebbe stata vitale per la città. Però essere il secondo cittadino di, come dici tu, di una città così bella e importante è qualcosa della quale non può essere negativo, non mi posso rodere. Cioè essere il secondo in una città così meravigliosa comunque mi sta bene. Mi dà più fastidio probabilmente l'interruzione del percorso dell'assessorato regionale, perché come mia abitudine io ho iniziato studiando ogni singolo settore, intervenendo culturalmente su ogni possibilità che quell'assessorato dava, e sono tantissime e fondamentali per l'economia della nostra regione. È stata un'esperienza estremamente interessante che mi ha aperto tanti contatti, tante possibilità intellettuali, tante capacità di comprendere i meccanismi, e sono lieto di averla fatta, anche perché chi si tira indietro nel dare il proprio contributo, a prescindere dai partiti politici, di chi è, di chi non è, che sono cose assolutamente oggi poco significative, chi si tira indietro oggi è un bignacco, questa è la verità. Allora, se hai capacità, competenza ed entusiasmo e vieni chiamato a fare qualcosa, la devi fare. Ecco, io credo di aver fatto bene in 6-7 mesi, di aver ottenuto risultati importanti, ma chiaramente questa è una valutazione mia che non posso che rimettere a chi mi ha conosciuto in quella veste. Indubbiamente il mio avvicendamento, ma come l'avvicendamento degli altri, cioè quello che vale per me vale per gli altri, è un male assoluto, perché un'amministrazione in una regione così importante come la Sicilia non può certo avvenire cambiando di 6 mesi in 6 mesi il responsabile. O hai un programma che porti avanti per un certo numero di anni, oppure quel programma non è più politica, e di 6 mesi in 6 mesi vediamo di abborracciare cosa serve ai partiti. E allora tutto questo non fa ovviamente per me. Allora questo mi rode un pochettino, perché
una programmazione normale, un normale incarico con una normale durata, avrebbe avuto anche il significato e il simbolo che era una politica che voleva funzionare e si era sottratta all'abbraccio mortale dei partiti, che era un po' il messaggio che il Crocetta iniziale aveva dato. Evidentemente così non è stato, e questo è solo uno degli elementi. Da questo punto di vista mi rode non perché non sono più assessore, perché anzi, se tu vedi le mie denunce dei redditi, che sono sempre pubbliche, tu vedi che io guadagnavo il doppio prima di diventare assessore, sì. Ora guadagno la metà rispetto a prima, ed è un problema per la mia famiglia. Vabbè, certo. Ecco. Vabbè, insomma, il Crocetta ne ha cambiati veramente tanti assessori. Non lo dico io, caro avvocato Reale, che sei il secondo cittadino di Siracusa, ma i voti che hai preso quando ti sei candidato a sindaco. Si conclude la puntata, la prima dell'anno, si conclude in bellezza, è veramente un piacere averti avuto, e non è la prima volta e spero che ce ne siano tante altre, ma aver aperto il 2016 con te, insomma, mi inorgoglisce. Grazie, grazie tanto. Grazie all'avvocato Ezechia Paolo Reale per essere stato nostro ospite, lo ricordiamo, portavoce di progetto, più che mai portavoce di progetto Siracusa. E grazie a voi telespettatori per averci seguito, ai quali do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Punto e a Capo. Arrivederci e risentirci.